Ciao amici, bentornati su festecompleanni.com. Io sono il vostro Mr. Nani. Oggi voglio invitarvi a fare un giro nello spazio. Andremo alla ricerca di pianeti lontani e stelle sconosciute. Con che cosa? Ma con il nostro razzo spaziale. Siete pronti? Facciamo insieme il conto alla rovescia. 10.976, 10.975, 10.974, 3, 2, 1, via! Per fare il nostro razzo abbiamo bisogno di due figure come questa. Una di colore rosso per fare il corpo del razzo e una di colore giallo per fare gli alettoni. Vediamo subito come farla. Prendiamo un palloncino, lo gonfiamo completamente e uniamo le due estremità con un nodo. Dopodiché lo dividiamo a metà con la torsione semplice, lo pieghiamo a metà e lo dividiamo di nuovo. Molto bene, ora per fare gli alettoni dobbiamo dividere ogni singola salsiccia con la torsione semplice della grandezza di una mano. Ecco qui la base per gli alettoni del nostro razzo spaziale. Ora non ci manca che schiacciare la nostra figura e fissare tutte le parti con la torsione semplice. Dobbiamo infilarla all'interno del corpo del nostro razzo e metterla sulla parte finale del corpo. Ora ci manca solo la punta del nostro razzo. Prendiamo un palloncino di colore blu, facciamo tre palline con la torsione ad orecchio, dopodiché lasciamo una salsiccia libera della lunghezza di tre dita. La fissiamo e la chiudiamo con un nodo e andiamo a fissare le tre palline proprio in questo punto.
Ecco qua amici il nostro fantastico razzo spaziale. Come avete visto è molto bello, molto colorato e soprattutto molto facile da realizzare. Ragazzi, voglio ricordarvi che potete trovare questa e tantissime altre sculture anche nella nostra pagina Google Plus Feste Compleanni. Mi raccomando, andate a darci un occhio. Amici, per oggi è tutto. Un saluto dal vostro Mr. Nani e dal razzo spaziale.